Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a fare gli artigli di Wolverine. A arretrato, cioè che quando tu fai così e poi vengono dentro. Un artiglio. Prima di tutto vi volevo chiedere se questa presa dall'alto vi piace e se vi piace la cercherò di portare in più altri video. Innanzitutto per fare i nostri artigli ci servono delle penne Bic. Io questo l'ho scoperto a scuola per caso che fa questo effetto così. E per farlo, andiamo a vedere dopo per farlo. E poi ci serve lo scotch, un pezzo di cartone, io uso quello per il budino al cream caramel, però voi potete usare qualsiasi cartone e delle forbici. Andiamo a vedere come fare i nostri artigli. Innanzitutto per fare i nostri artigli, prima bisogna svitare questo tappo qua e toglierlo. Poi la lamina era messa così, ma noi la sfiliamo e la mettiamo al contrario, cioè così, così quando scende giù blocca. E poi ci mettiamo di nuovo il tappino così blocca tutto. E noi abbiamo la nostra lama. E questo qua funziona anche col corpo quando fai così. E se tiri forte vai indietro e esce di nuovo come si chiama già? La mina. No, la cartuccia della lira. Prima di tutto andiamo a posizionare come vogliamo i nostri artigli da poi averli sulla mano. E li posizioniamo e andiamo a prendere un pezzo di scotch trasparente, o potete usare anche la colla se volete, o anche lo scotch di carta. E tanto adesso restano attaccati, li giriamo al contrario e li appiccichiamo così e cerchiamo di staccarli un po' per non farli tanto attaccati, e non facciamo come ho fatto io perché abbiamo spaccato tutto. Allora prendiamo un altro pezzo di scotch, così li teniamo un po' più larghi. E così è perfetto. Adesso andiamo a prendere un pezzo di cartone, tagliamo più o meno così. Ne tagliamo due pezzi e li andiamo a mettersi sopra, pieghiamo e prendiamo un pezzo di scotch. Però non chiudiamo tanto perché deve stare largato così. Così. E perfetto, vado a mettere un altro pezzo di scotch e vado a rinforzare da questa parte qua con un altro pezzo di cartone e poi ci vediamo. Mi sono dimenticato di dire che serviva anche un elastico. E a proposito, vi volevo chiedere se volete che porto dei tutorial di magia o con gli elastici o con le carte o con qualsiasi cosa, perché io sono anche un mago e se volete tipo dei tutorial di magia, tipo fatti in casa con cose che bisogna fare in casa, io vi porto il video. Serve l'elastico e quello che abbiamo già pronto, e ci serve un bel pezzettone di scotch. Lo mettiamo un attimo da parte. Prendiamo il nostro elastico, lo giriamo, poi a seconda di quanto avete l'elastico grande, lo avvolgete su se stesso e lo mettiamo così e poi lo andiamo ad appiccicare con un bel pezzettone di scotch.
Poi non ci basta che infilare così nostri artigli e abbiamo gli artigli di Wolverine. Questo era tutto e al prossimo video!